Il numero 5 ho chiuso, il parere è favorevole, dunque andiamo avanti. Poi adesso ho una serie di ordini del giorno della Lega che fa sapere che accetta tutte le riformulazioni e non insiste per i favorevoli, immagino, e chiederà di votare quelli contrari. Bene, allora, quindi a questo punto andrei al numero... Sì? No, chiedo scusa, Sì, palese. no, cioè perché risultasse al verbale che sottoscrivo l'ordine del giorno numero 5, di chiudo. Sottoscrive numero 5, va bene. Allora, quindi adesso andiamo al numero 8 a Taguile, il parere è contrario e lo mettiamo in votazione. Dichiaro aperta la votazione. Prego, Lente. Meloni. Allora, Vezzali. Va bene, dunque hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 54, contrari 357, la Camera respinge. Siamo al numero 10, Busin, il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Allora, De Lorenzis. Bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 145, contrari 268, la Camera respinge. Allora, siamo al numero 11, Fedriga. Il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Piepoli. Carbone. Scotto. Allora, hanno votato tutti? No, sopra, Binetti. Ecco, votato. Bene, ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 82, contrari 324, la Camera respinge. Allora siamo al 12, Giorgetti, il parere è contrario, dichiaro aperta la votazione. Murer. Chi altro? D'Ambrosio. D'Ambrosio. Cardinale. Cardinale. D'Ambrosio non riesce a votare. Ecco, è andata. Bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 125, contrari 266, la Camera respinge. Siamo al numero 13, no, questa è riformulazione, quindi adesso siamo al 14, Rosato, il parere è favorevole, va bene così, quindi siamo al 15, Blasina, c'è una riformulazione, va bene, poi abbiamo... Allora, della Lega di nuovo il 17 Grimoldi, parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Di Gioia. Di Gioia.
Carbone. Ha votato? Sì. Bene, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 56, contrari 357, la Camera respinge. Siamo al numero 19, Invernizzi, il parere è contrario. Dichiaro aperta la votazione. Tartaglione. Votato? Montroni. Bene. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 148, contrari 260, la Camera respinge. Siamo al 21. Rondini, il parere è contrario. Nessuno chiede di intervenire. Dichiaro aperta la votazione. D'Ambrosio. Pilozzi. Allora, ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 55, contrari 359, la Camera respinge. Siamo al 23, Saltamartini, parere contrario, dichiaro aperta la votazione. Allora, Giuliani, Giulietti. Giuliani ha votato, Giulietti ancora no. Eccolo, ha votato, bene. Gigli ha votato, ci siamo, hanno votato tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 51, contrari 350, la Camera respinge. Siamo al 24, Malisani, sottosegretario Giacomelli, prego. Sì, Presidente, mi sono reso conto di non aver letto con completezza la proposta di riformulazione e non vorrei equivoci, quindi preferisco rileggerla. Sì. Impegna il Governo a considerare la possibilità nel decreto legislativo di cui è l'articolo 4,2 di prevedere la diffusione di trasmissioni radiofoniche e così va il primo punto. Il secondo punto può rimanere com'è. Sì, va bene, grazie. Allora, Malisani, dove sta? Eccola, prego, deputata. Grazie, Presidente. Io accetto la riformulazione proposta dal sottosegretario. Voglio solo sottolineare che nell'ambito del dibattito in Commissione c'era stato, diciamo, l'impegno da parte del Governo ad accettare il senso di questo emendamento, dell'emendamento presentato in Commissione a oggi ordine del giorno e anche di altri ordini del giorno che volgono alla tutela delle lingue minoritarie tutelate dalla 482. Quindi, e ricordo anche al sottosegretario che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali invitava il Governo a valutare l'opportunità di introdurre la tutela delle 482.